ci terrei a dire che anche se abbiamo parlato di tante cose, no? E in modo così introduttivo, in sostanza, noi abbiamo parlato di una teoria del complotto qua stasera. Forse non è stato abbastanza chiaro, però, a differenza di tutti gli altri che parlano, o sul Green Pass, sulla libertà civili, no? Conculcate, oppure non so, sul fatto che appunto il piano, il PNR non è sufficiente, o l'euro o le misure di Draghi sono deboli o controproducenti, eccetera. Noi volevamo provare a parlare del fatto che c'è un'elite globale che controlla il mondo sostanzialmente e quindi è in grado di programmare una pandemia in anticipo di 4-5 anni e se uno legge gli articoli che sono stati scritti chi è stato invitato stasera alla presentazione anche appunto a Venezia, eccetera, trova dei dati che sono lunghi da citare, quindi uno può anche leggersi con calma. Ma in sostanza è stata programmata questa pandemia per sostenere il sistema finanziario, in particolare il mercato finanziario, ma non solo, anche quello immobiliare, eccetera. È difficile fare entrare velocemente in questo ordine di idee la gente perché non lo dice nessuno. E te ne accorgerai solo se c'è un crash. Io penso che ci sia un crash. E se qualcuno è interessato, io tutti i giorni praticamente aggiorno la situazione su Twitter e dico: guardate, qua ci sono dei sintomi, qua sta venendo giù questo, qua sta venendo giù quello. È ancora all'inizio, però io ho fatto l'esperienza sia del 2001 che del 2008. Nel 2008, ripeto, ci avevo preso, l'avevo detto che ci sarebbe stato il crash di Lehman. E quindi insomma ho anche un minimo di credibilità, no? Nel provare adesso a fare questa previsione. Ed è l'unica cosa che scuoterà la gente, ma se non succede niente, mi sbaglio, allora riescono con la propaganda diciamo, a mantenere questa situazione, ma non penso. Velocemente, l'Italia ha la bolletta energetica che sta avendo un impatto molto forte, si vedrà nei prossimi mesi. Piccole e medie attività e business, oltre al lockdown, hanno avuto adesso la mazzata della bolletta. A differenza di altri paesi, non hanno ancora fatto quasi niente, no? Altri paesi hanno dato soldi, l'Italia ancora non ha dato soldi. Uno. Il deficit viene ridotto di 3 punti percentuali da Draghi, dal 5 all'8 sostanzialmente. Le banche hanno tagliato di nuovo il credito, basta vedere quello che fanno Banca Intesa e Unicredit. In generale nel mondo ci sono segni di recessione perché la curva dei tassi si è invertita, la famosa curva dei tassi che guardano gli economisti, no? Quando i tassi a breve sono più alti, i tassi a lungo è il segno che arriva la recessione. E il mercato ha cominciato a cedere in America un 15%, 14% sul Nasdaq, e la Cina è debole e l'Italia è stata tenuta su dall'export e dalla liquidità della BCE e basta. I BTP hanno cominciato a franare, vanno giù tutti i giorni e quindi bisogna ricordarsi una cosa, quando si va giù in fretta, a salire tutti spingono piano piano, piano piano, i governi, le banche centrali e portano su. Quando perdono il controllo è molto veloce. E quindi ti tocca fare la Cassandra, no, in anticipo e dire guardate che può succedere, guardate che può succedere, guardate che può succedere. Poi quando arriva è molto veloce. Io ho fatto l'esperienza nel 2008, fu una cosa veloce di poche settimane, ma qualcuno forse si ricorda nel marzo di 2 anni fa, quando è arrivato il Wuhan e il Covid, improvvisamente sembrava, no, c'è stato il panico finanziario e come ben hanno ricordato prima c'era stato un inizio di panico finanziario a settembre 2019. Quello l'avranno notato in pochi, ma allora quando arriva è molto veloce e quindi adesso ci sono tutte le condizioni, in particolare per l'Italia che è un anello molto debole e tra parentesi Draghi è un disastro totale, ha bloccato il superbonus al 110, non si capisce neanche perché sarebbe nel suo interesse, era l'unica cosa che stava muovendo l'economia.
e ha fatto un lockdown più duro e ha soffocato sostanzialmente molte attività senza una logica umana ed economica, peggio che in altri paesi, basta confrontare con l'Inghilterra, con gli Stati Uniti, e tutta la sua reputazione è costruita sul niente, perché è un personaggio che ha causato 40 miliardi di perdite sui derivati di tassi di interesse quando era direttore generale del Tesoro tra il 2002 e il 2006, e nessuno lo vuole mai ricordare, e la BCE l'unica cosa che ha fatto è stampare monete e comprare BTP, che siamo capaci tutti, se c'è un accordo politico sono capace io, sei capace tu, siamo capaci tutti noi che siamo qua stasera, no? Se ci danno l'ok compriamo 3.000, 4.000 miliardi di BTP e di Bund, eccetera, non c'è niente di difficile in quello che hanno fatto. Adesso che al governo ha fatto dei danni con il lockdown, con gli obblighi vaccinali, ha bloccato il super bonus, lascia che le banche continuino a essere controllate da gruppi esteri, e forse voleva diventare Presidente della Repubblica per togliersi, perché si rende conto che sta arrivando un disastro. Quindi per noi in Italia, ma anche nel mondo, nel mercato finanziario, il 2022 può essere un anno grosso, come il 2008. Ci vorrebbe più tempo, ci vorrebbero altri incontri, magari per approfondire meglio, ma ripeto, se qualcuno vuole qualche conferma, io su Twitter provo a dare dei dati continuamente tutti i giorni sul fatto che sta arrivando il temporale, sta arrivando la tempesta sui mercati finanziari, e tantissima altra gente oltre a me ovviamente lo dice, e ci sono già dei segni. E purtroppo nel mondo di oggi è l'unica cosa che può forse svegliare la gente. Se tu non hai un crack finanziario che toglie credibilità a questa gente, ai Macron, ai Draghi, alla Lagarde, a questa gente qua, questa è l'unica cosa che finalmente li mette in crisi. I movimenti politici, purtroppo, sindacali, niente, c'è qualcosa nel mondo, i canadesi sono bravi, però diciamo l'unica cosa è un crash finanziario. E nonostante questi abbiano programmato tutto, abbiano programmato molto bene, no, sia la pandemia che tutte queste insieme di misure incredibili, voglio dire, ricordiamo che in America sono passati a 4.000, 9.000 miliardi la banca centrale, in Europa numeri simili, in Cina anche di più, sono cose che non sono mai successe. È un esperimento che neanche loro sanno come andrà a finire, e quindi stiamo in campana e guardiamo nelle prossime settimane, forse anche proprio nelle prossime settimane, non c'è bisogno forse di aspettare dei mesi, perché può esserci una sorpresa, e quello forse se perdono il controllo della situazione, se vanno in recessione, se crolla il mercato finanziario del 60-70%, a quel punto la gente può darsi che si renda conto che non sono stati presi in giro solo sulla pandemia, ma anche su tutto l'insieme, no? del sistema dell'euro e della finanza globalizzata che praticamente governa il mondo, no? Sostanzialmente.